L'imprenditore Sandro Parcaroli e il figlio Stefano Parcaroli sono alla ricerca del bello. Hanno un sogno bellissimo, ma per realizzarlo hanno bisogno di chi lo realizza poi nei disegni, nei calcoli, nell'uso del cemento e del vetro. Il risultato si vede. L'interno del contenitore parte dal basso, dalla terra, dalla natura, dal verde, delle piante e del fogliame. Da qui si erge un albero stilizzato che svetta verso il cielo. È un albero dei Parcaroli, i cui frutti sono i prodotti della tecnologia che ha permesso loro di guadagnare per rendere migliore e più piacevole la vita, prima a loro, poi alle loro famiglie, poi ai dipendenti e alle loro famiglie, per creare un'unica famiglia del Med Store, dove ognuno ha il suo posto per sopravvivere in base alle sue qualità. L'albero svetta verso il cielo, ove c'è il sogno di creare una realtà terrena legata allo spirito creativo, all'immagine dello spirito creatore di tutte le cose. Al taglio del nastro c'era il sindaco di Macerata insieme a due vescovi, i quali, a differenza del primo, hanno i poteri con i quali legano e slegano nel regno dei cieli. I fortunati invitati al Med Store visitano e salgono verso il cielo. In basso, clienti appassionati guardano alle meraviglie della tecnologia. Una ditta deve guadagnare di suo. Non è lo Stato che taglieggia, né una organizzazione caritativa che vive di elemosina. L'imprenditore deve guadagnare. E dopo il taglieggiamento dello Stato, il guadagno è tutto per lui. Se poi è un imprenditore illuminato, che ha pure dei sogni, allora abbiamo l'eccezione che di nome fa Sandro e Stefano Parcaroli. Sandro Parcaroli e suo figlio Stefano Parcaroli apprezzano anche il buono. In questo caso non ci si riferisce tanto alla bontà dell'animo quanto al gusto del palato che si è evoluto con l'evoluzione del genere umano. Lo provano i monaci e i frati che tra un salmo ed una meditazione, e magari lontano dai periodi di quaresima, si dedicano alla coltivazione di orti biologici e dalle formule salvavita in cucina. Ricordo ancora il sapore delle minestre al lardo, il cui odore si spandeva per tutto il monastero benedettino insieme a quello dell'incenso quando ero un monaco alla fine del XII secolo in Germania. Il ristorante delle vere Italie in Macerata sarà per effetto creato dagli antichi muri delle scuderie. Mi ricorda un antico luogo di sana meditazione, insieme al buon pasto, che i sublimi poeti del buon desinare locale riescono a trarre per mettere in comunicazione le esigenze del corpo fisico con il corpo eterico, con il corpo astrale e così via. Si dice mente sana in corpo sano.
Rigirando la frittata puoi affermare che in un corpo sano puoi avere un cervello sano e quindi una mente sana. Cosa quasi impossibile oggi con prodotti alimentari di provenienza sconosciuta e propinati come alimenti sani ad una mente con le idee imposte da un lavaggio del cervello da parte di chi ha interesse a renderti un consumatore fisico e basta. Sandro Parcaroli e il figlio Stefano Parcaroli hanno sentito il bisogno di dare una mano a Macerata e al territorio. Noti imprenditori di successo, sono pure dei filantropi dedicati alle iniziative di aiuto in caso di calamità e nello sport. Il sindaco di Macerata, Romano Carancini, ha avuto sempre sentite parole di elogio per gli imprenditori Parcaroli. Oggi sono purtroppo dall'altra parte della barricata. Sandro Parcaroli, come candidato sindaco, si è voluto mettere in gioco, un gioco che non conosce. Egli dovrà guidare una città di 41.000 abitanti in costante discesa fin da troppo tempo. Infatti viene surclassata da Civitanova Marche in continua espansione. Parcaroli deve fermare la caduta rovinosa di Macerata e lo fa con il centrodestra. C'è chi da anni ha ormai dato il meglio di sé con i maceratesi e le uniche novità che ha fatto come proposte sono le biciclette, inadatte in una città tutta saliscendi come Macerata. Magari è l'ultima speranza ambientalista per Macerata, onde risalire alla china in cui l'hanno gettata decenni di sindaci avvocati, che avevano teorie ed organizzavano la politica in base a queste teorie, che, come la storia dimostra, hanno fatto fallire la politica, perché queste teorie erano al di fuori della realtà dei cittadini. L'imprenditore Sandro Parcaroli non sa nulla di amministrazione comunale. Come fare per sapere su quale realtà muoversi? Facciamocela dire dai cittadini, ha pensato. Quindi ha iniziato a chiedere il parere di tutti i commercianti di Macerata. Ci è andato a piedi e non in bicicletta. Macerata, città di Maria, ha la contrapposizione in città di Lilith, demone mesopotamico, detto anche Luna Nera, come effigiata in quel disco metallico visibile sulla rotatoria della strada per chi viene da Sforza Costa, in cui didatticamente è descritto in simboli il percorso evolutivo della razza umana, che va, scegliendo la schiavizzazione della materia, a farsi disintegrare nel pianeta oscuro dell'ottava sfera, insieme agli angeli delle tenebre, per lentamente disintegrarsi dopo esperienze che è meglio non descrivere, come dichiara la teosofia. Il delitto di Pamela è stato non solo un orrore a livello umano che ha fatto conoscere Macerata nel mondo, un marchio indelebile di infamia per tutta la città. Pamela è stata una vittima sacrificale di sangue, perché certi fenomeni di degrado spirituale continuino indisturbati nella città di Maria. Un cambiamento di rotta ai vertici cittadini potrebbe salvare Macerata. Con una nuova amministrazione guidata da Sandro Parcaroli. Ma dovranno essere i cittadini a meritarlo, agendo con il cuore.